Buongiorno a tutti. Allora, ieri ho fatto nuova creazione sempre con la tecnica cloud, ricambiando un po' i tempi, le cose, sto sperimentando un po' così. Questo è un nuovo stampo, spero che si veda. Stanotte ho sognato che le tiravo fuori ed erano tutte opache. Quindi stamattina mi sono svegliata e ho detto no, devo subito andarla a scoprire perché ho sta paturnia, mi fa malissimo la gola. Molto bene. Allora, praticamente ho preso spunto dal video che avevo poi postato di Irulab. Vi invito ad andarla a seguire, mi fa riderissimo a me, a parte che c'ha l'accento romagnolo, insomma, qua su della mia zona, quindi top. E poi mi fa ridere un bel po', però fa casini come faccio io. Io cerco di nasconderli nel video tagliando tutti i pezzi, ma io sono un disastro quando creo. E allora, perché lei sono venute veramente molto molto bene con quell'effetto, diciamo, intestino, effetto colon, che si evidenziano molto bene tutti i colori. Allora, ho provato a rifare, ho seguito un attimo lei più o meno come ha fatto, tra cui c'è il suo effetto arcobaleno, che praticamente gli sono venuti tutta una tonalità di rosso e arancio, in poche parole, e io l'ho fatto qui. Vediamo un po' come è uscito fuori. E proprio lo andiamo a scoprire per ultimo. Proviamo a vedere gli altri. Adesso poi, tra l'altro, ho ripreso la resina e ho preso qualche colore della pinata. E vediamo un po' come escono. Allora, secondo me questo è bruttissimo. Perché lei non gli esce questo colore? A me mi esce proprio. Ho messo un sacco di viola, vi giuro. Beh, no comment. Ho messo un sacco di viola apposta. Però ho detto tante altre volte. Cioè, a lei, ad esempio, in alcune creazioni è venuto proprio il viola normale. Ma a volte anche a me. Io non riesco più a capire perché a volte diventa quel coloraccio. Poi vediamo quest'altro. Item, non avevo dubbi. Comunque, l'effetto intestino non c'è. Poi vediamo questi qua. Scusate per la voce, mi fa malissimo. Wow, saranno tutti così, eh? Però vi dirò che questi che rigori così sotto questo color bottiglia. Non è malaccio, cioè ci può stare. A lei ha fatto delle creazioni molto belle, poi ama i colori che amo io, dove mescolati insieme gli azzurri, il verde e il viola vengono benissimo. Vediamo, questi qui dovrebbero essere su per giù uguali, state a vedere che roba. Ni. Ho fatto proprio, cercato di fare lo stesso, scusate, lo stesso spostamento di colori. Così. E va bene. Poi con l'ultimo filo di voce. Vediamo gli ovali. Qui ci ho buttato dentro di tutto. Gli ovali piccoli. Ed è uscito così. Questo non mi dispiace. Ho messo anche molto giallo, perché mi piace che esca fuori, ma non esce mai fuori. Questo non mi dispiace. Comunque non mi viene quell'effetto intestino come a lei. Non capisco, una volta all'inizio mi veniva anche a me. Adesso non mi esce fuori più. Proviamo quest'altro. Vediamo. No, non sono uguali proprio per niente. No, sto sempre cercando di fare una combinazione di orecchini, ma penso che non ce la farò mai. Vediamo le gocciole. A lei erano venute bellissime. Ecco, ad esempio, io ho seguito anche, sia per questo che per quell'arcobaleno, i colori che ha messo lei. E questo è il mio risultato, il suo non è proprio così. Però, vi dirò, brutto non è. Vediamo
l'altra che è praticamente uguale. Ecco perché qua il viola si vede. Boh, io non lo capirò mai. Sinceramente adesso ci lancio la spugna perché non ho capito perché a volte esce, a volte no. Beh, qui il viola si vede palesemente. Boh, vabbè. Andiamo avanti con questi tondi, super tondi caldi. Così, beh, perché piace il rosso e l'arancio, va bene. Perché mi sono trovata sto Natale che mi sono state fatte delle richieste di collana con questi toni e, come ben sapete, non c'ho mai niente. Per cui ne ho approfittato per farne un po' alcune, un po' così, di toni rossi. Ok. Quadratini piccoli. Vediamo che roba è uscita fuori. Allora, c'è un miscuglio di colori, però quell'effetto intestino non è uscito. Chissà cos'è. Vediamo l'altro. Anche qui un po' di color cagarello. Mi piace più l'altro. Poi. Adesso andiamo alle cose serie, eh? Quelle in cui sono più convinta che mi esca qualcosa di caruccio. Allora, abbiamo un quadratino grande. Allora, vedete questo qui? Quella lì mi sembra la faccia di uno che guarda, che magari si infiltra tra due alberi. Vabbè, lasciamo perdere. Non è male. Qui c'erano tutte le sfumature, un po' l'effetto, sì, arcobaleno. E invece mi è venuto su questi toni del rosso, però non è male, proprio è stato tutto mangiato, il verde, il blu. Vabbè. Vediamo l'altro come è uscito. Che dovrebbe essere verosimilmente simile. Proprio no, però direi che questo è più bello, questo mi piace. Questo è più omogeneo, diciamo. Anche se tende più ai toni caldi, però va bene, insomma, questo mi piace. Questo è approvato assolutamente. Poi iniziamo da. Ah, non sono opache le creazioni, allora lo stampo va bene. Questi, allora, tutti e due i tondi ho. Intanto la mia pancia. Non mi ricordo cosa volevo dire. Ho messo il blu, ci ho messo il nero, lo sky, il blu navy e il nero. E vediamo un po'. Bello, piace, piace. Questo sì, questo mi piace molto. Sì, bellissimo questo. Una punta di nero forse non è male, eh. Quest'altro. Questi erano praticamente fatti allo stesso modo, stessi colori. E direi che sono bellissimi questi. Sempre per mio gusto personale, a me piacciono un sacco. Proverò a rifarne altre così, in altre tonalità, mettendo comunque una goccia di nero. Benissimo, sono contenta di questi. Poi ci stiamo avvicinando all'effetto arcobaleno, eh? Andiamo con i due cuori. Vediamo un po'. Oh, ma vedete che lì il viola c'è? Cioè, se il problema fosse il viola, dovrebbe
venire tutto come lo sfondo, invece bene. Vediamo quest'altro, anche qui ci sarà il cagarello sicuro sicuro, anzi lo vedo come sfondo. Non avevo dubbi. Non lo so più. Allora, stavo per tirare su quell'effetto arcobaleno, attenzione. Allora, questo era sui toni del verde, non so se si capisce. Verde azzurro. Vediamo. Wow, bello. Mi piace. Quando metti il verde e l'azzurro insieme c'è poco da fare. Molto bello, benissimo. Ma andiamo a questo. Mi fa ridere perché lei l'ha tirato fuori convintissimo, ha messo tutti i colori, eccetera, esce fuori tutto rosso, arancio. Il mio sarà uguale, se non tutto color cagarello magari. Io ci ho messo, allora, arancio, rosso, giallo, verde, blu e in fondo il viola, perché ho detto se lo metto nella parte centrale il viola è roba che mi rovina tutta la creazione, quindi ho messo proprio una goccia nella parte finale, quindi sotto sarà cagarello, ma sopra sarà un miscuglio di colori che non ci avrà un senso. Cioè, se io la smuovo così, vedo molto cagarello. Perché? Io vedo tutto lo sfondo così. Infatti, perché? Allora, dunque, dovrebbe essere al contrario così. Ecco, avevo messo punto arancione, rosso, che vabbè, non so dove è andato a finire. Il giallo. Poi ci ho messo il verde, il blu. Il rosso non so come ha fatto a finire qua sotto. Cioè, se non aveva sto sfondo così, poteva essere anche carino. Boh. Oddio. A lei però comunque, nonostante non sia venuta tutta la sfumatura dell'arcobaleno, è uscito figo. A me, cagarello. E niente, concludo qui il video. Se mi arrivano magari sti cavolo di colori della pinnata, riproveremo a fare un video insieme. Allora, facciamo una sorta di classifica, anche se c'è poco da classificare, direi che i più belli per mio gusto sono questi. Però io ci metto anche questo, eccoli qua. Questi qui. Questi sono quelli che mi piacciono di più. Anche perché tutti gli altri hanno quel coloraccio, quindi c'è poco da fare e da dire. Comunque, se avete dei consigli da darmi anche su questo color cagarello, perché io ho seguito un po' quello che mi avete detto voi, prova a non mettere rosa, il viola. E ho provato a fare anche quel discorso che vi ho detto, per fare il viola c'è la combinazione rosso e blu, quindi ho evitato di metterlo insieme o comunque vicini, ma niente, per dire qui il rosso a parte in questi e in questi e in questo qua, no, in questo qua poi non l'ho messo da nessun'altra parte. Quindi, boh, io cerco un attimo di fare tutte le prove possibili, ma non ne sto venendo a capo, ma mi fa anche strano perché vedo tante che fanno queste creazioni, bene o male i colori che girano sono sempre gli stessi, non è che ci sia tutta sta gran mix di colori o tonalità, però a molte sto colore,
non riesce e non capisco perché a me sì. Boh, si sarà affezionato, che vi devo dire. Ok, niente, questo è tutto. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qual è la vostra preferita. Un bacio, ciao ciao!